Allora, oggi io inizierei perché siamo già un po' di persone presenti e mi ho presentato e vi presento ancora insomma gli ospiti di oggi perché oggi parliamo di arancino, quindi siamo in Sicilia ma in realtà siamo anche in Lombardia e abbiamo giocato un po' su questo binomio riso e zafferano, che solitamente fa pensare ad un piatto tipico della tradizione lombarda, in particolare risotto alla milanese, però in realtà c'è da dire che il risotto alla milanese nasce con due ingredienti che prima di arrivare al nord sono approdati in Italia tramite la Sicilia, attraverso gli arabi. Quindi Antonino Russo, che è uno storico esperto della materia, dopo ci racconterà qualche aneddoto riguardante questa storia, ecco, questa storia incredibile della gastronomia italiana. Se avete qualche domanda potete scrivere in chat. Nel frattempo vi chiedo insomma, nuovamente di silenziare i microfoni, di disattivare i video e passo la parola a Tommaso e Arianna che sono appunto nel locale di Tommaso a Milano in Corso Indipendenza. Ciao Tommaso, ciao Arianna. Ciao, ciao a tutti. Ciao, buongiorno a tutti, benvenuti. Ci piacerebbe essere lì in presenza con voi nella vostra cucina, però ci accontentiamo in questo caso di vederti al lavoro, Tommaso. Mi sa che Arianna si dovrà stasera mangiare qualche 10 arancini, una a testa. Però Farò questo sacrificio. C'è un profumino qua. ormai Le abbiamo. tocca. Devo dire con tanto piacere. Valentina, ti ringrazio per questa occasione, perché come tu sai, questo lavoro che stiamo facendo sul riso, noi da giù, voi al nord, della valorizzazione del riso quello buono, il lavoro che abbiamo fatto sui grani antichi, lo abbiamo, diciamo, fatto copia e incolla con il riso, e devo dire grazie a voi, a Piloni, che è un grande esperto, all'associazione Acqua, Verde, Riso. Diciamo tutto questo lavoro che è partito già da un po' di tempo, anche su Clubhouse abbiamo fatto delle grandi room per fare conoscere il grande riso, cioè il riso quello che purtroppo, ahimè, anche dai grandi chef che fanno grandi risotti è stato, diciamo, un po' non valorizzato, perché il riso, dietro a un chicco di riso c'è il sacrificio di tante persone, di tanti agricoltori, di tanti studi che secondo me, come è stato fatto col grano, quando il piatto arriva a tavola, chi lo mangia deve conoscere diciamo, la partenza del prodotto. Ed è bello, il mio sogno, il sogno di tutti noi, credo che sia da qua in avanti, con il ristorante, e leggere il risotto alla milanese fatto con lo zafferano di Arianna o di qualche altro nostro collega, e con il risotto fatto o da Anello Conti in Sicilia, oppure dalla nostra amica, il risotto di Cristiana, che è un altro riso biologico di cui collaboriamo insieme anche a lei, che anche lei sta facendo un grande lavoro, che penso che sia anche qua nella chat con noi. Sì, c'è. Ecco, Cristiana, questo è il Ciao nostro sogno. Tommaso, ciao, 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 ciao Cristiana, è il tutti, nostro sogno grazie. per a dare anche un senso al lavoro che c'è dietro, perché il riso, c'è il riso di grandissima e c'è anche il riso di scarsa qualità. Dobbiamo sollevare, diciamo, il lavoro di grande qualità. E qua grande qualità veramente oggi ce n'è tanta. Perché tu oggi usi un riso biologico, Carnaroli, giusto? Abbiamo un Carnaroli di Cristiana e il Carnaroli siciliano di Nello Conti, di Agri Quindi Biologico. Lombardia e Sicilia, per fare condicio. Diciamo, è il riso che io faccio agli arancini da tanti anni. Bene, e ascolta Naturalmente al che. riso vanno abbinati altri ingredienti. Nell'arancino, uno degli ingredienti, diciamo, principi dell'arancino, adesso parleremo un po' dell'arancino, è lo zafferano. Lo zafferano, che è un prodotto che purtroppo in pochi mettono dentro l'arancino per colorare il riso. C'è un sacco di bufale in giro, mettono la curcuma, mettono il pomodoro, mettono un sacco di cose, ma l'arancino,
cioè per fare un grande arancino o un grande risotto ci vuole un grande zafferano. E qua passo la parola ad Arianna, che produce un grandissimo zafferano qua nelle nostre zone. Prego Arianna. Buongiorno a tutti, io appunto sono una produttrice di zafferano della zona di Cremona, ho appunto un impianto di zafferano, prima zafferano, produco pistilli di prima qualità e che vengono ovviamente lavorati tutti manualmente, quindi come per il riso anche dietro allo zafferano c'è un lavoro e un processo di accuratezza e di dedizione che non tutti gli ingredienti a volte hanno, per questo che ci teniamo a valorizzare l'importanza di quello che mangiamo. Il nostro zafferano è uno zafferano appunto biodinamico e biologico, perché tutto quello che viene dato alla nostra terra può essere toccato a mani nude. Quindi non usiamo nessun tipo di preservo, pesticida, prodotti chimici, viene tutto trattato in maniera naturale, viene soltanto dato del macerato d'ortica che facciamo noi, gli M dei microrganismi attivi che aiutano anche a equilibrare il pH del terreno e la sostanza organica, e come antiparassitari usiamo l'olio di nimma, quindi neanche il solfato di rame, anche se è ammesso nel regime biologico. Questo perché vogliamo appunto sempre garantire la purezza, tutte le proprietà nutraceutiche che fanno, che spesso non si... È andato via un po' il segnale. Per cento di pistille e tutto il resto sono coloranti e sostanze naturali che però non sono zafferano, ma anche per il fatto che lo zafferano in pistilli ha delle proprietà nutraceutiche e organolettiche molto importanti per il nostro organismo, a tal punto che viene definito un cibo farmaco. Non è un caso che negli Stati Uniti stiano realizzando un farmaco contro l'Alzheimer proprio a base di zafferano. Ovviamente però, poi tra le varie proprietà è sicuramente la spezia del buon umore, proprio per il suo colore giallo, e anche uno dei più potenti antiossidanti presenti in natura. Tant'è vero che scusami Arianna, dicevo, sono prodotti naturali quindi oggi, organici? Assolutamente sì, e ci fa piacere i nostri consumatori mangino, oltre che cose buone, cose che fanno bene, che sono naturali, certo, senza colorante o conservante o prodotti aggiunti non naturali. Ma tu allora, sentirai anche il profumo. Entrare a Navarro, soprattutto a potere il riso. Abbiamo messo 1,2 litri di acqua, mi sono qua. Quando bolle, io utilizzo del brodo vegetale biologico. Che viene fatto in Sicilia, e del sale, e metto dentro e sto mettendo un chilo di riso e lo lasciamo cuocere. Naturalmente ci siamo portati avanti, abbiamo già il riso cotto da questa parte, vieni, nel momento in cui il riso cuoce poi lasciamo raffreddare un pochino, perché lo zafferano va aggiunto a una temperatura che deve stare attorno ai 50 gradi, 50 massimo 60 gradi, perché sennò brucia l'aroma, brucia i pistilli e non dà tutta. Vi volevo anche fare vedere il tocco, diciamo, di classe che qua la nostra amica Arianna dà al suo prodotto, perché un grande prodotto ha anche bisogno di un grande vestito, e questo devo dire che il grande vestito che l'azienda prima dà al proprio zafferano. Queste sono dei dettagli che anche questo, diciamo, fanno un grande prodotto. E allora, quando il riso è cotto, che deve asciugare tutto, viene cotto a bassa temperatura e asciuga tutta l'acqua, ogni tanto viene girato col mestolo per non farlo attaccare sotto, poi si fa raffreddare e si aggiunge lo zafferano,
Lo zafferano lo mettiamo a macerare in acqua tiepida, abbiamo detto attorno ai 50-60 gradi, per almeno 3 ore. Più sta, diciamo, più tempo lo lasciate, più... più colore, più e poi come adesso 3 ore fa l'abbiamo aggiunto al riso, poi andiamo a girare piano piano i chicchi e vedete che si colora ed ha un profumo, credetemi, qua da vicino anche con la mascherina poco fa si sentiva un profumo veramente speciale di zafferano. Ascolta, Tommaso, sì. Ti dai qualche indicazione sulle quantità di riso, acqua e zafferano? Allora, abbiamo detto 1 litro e 2 di acqua, 1 chilo di riso, 20 grammi di sale, 10 grammi di brodo, per chi lo vuole fare con la carne, mette il brodo di carne, io utilizzo brodo vegetale, biologico, e quando si asciuga, per ogni chilo di riso dobbiamo mettere 0,4-0,5 di zafferano. Ok. Queste sono le dosi. Questo qua è 1 chilo di riso colorato. Abbiamo messo 4 grammi di zafferano qua. Vedete i chicchi come si spaldano uno a uno. Vedete qua. Questo è quando il riso è di alta qualità. Questo, sia questo di Cristiana, cioè scusate, che quello di Nello, come potete vedere, sono tutti, è una cottura perfetta perché il riso, come potete vedere, ad uno non si attacca, non diventa appiccicoso perché è poco amidoso, credo che sia la parola esatta. E questo sono. Ok, e oggi prepari 2 versioni di arancino, una se vogliamo classica. Alla messinese e una alla norma. E una alla norma, che possiamo dire vegetariana, insomma. Sì, vegetariano, sì. Quello c'ha la carne, a ragù, perché nella zona del messinese si mette il macinato di carne, e poi mettere il formaggio, lo diremo più avanti, magari adesso lo spazio a voi, parliamo un po' della storia del riso, passo la parola al professore, grazie. Allora, Antonino, mentre Tommaso continua a preparare gli arancini, io ti passerei la parola, perché oggi abbiamo con noi un professore direttamente dalla zona di Lentini, storico, appartenente a Snow Food Lentini, che appunto ha importato il riso, il riso siciliano in auge, raccontando insomma un territorio e una specialità che c'era già anni, tempo addietro, insomma, secoli addietro in Sicilia, e che oggi è stata riscoperta. Poi oggi abbiamo con noi anche Nello Conti, e magari dopo gli chiediamo se vuole anche dire 2 parole sul riso che coltiva. Ma intanto, insomma, ti lascerai un attimo introdurre la storia dello zafferano, del riso e poi di conseguenza dell'arancino in Sicilia. Prego, Antonino. Bene, grazie Valentina. Saluto tutti i nostri ospiti. Vedo, è bello, già Tommaso ha sottolineato bene questo rapporto Lombardia-Sicilia, che anche da quello che ho potuto vedere io nelle persone che ci seguono, ci sono parecchi siciliani, non posso salutarli tutti, mi fa piacere, oltre che essere doveroso, salutare il fiduciario della condotta di Lentini Slow Food, Salvatore Giuffrida, che, come ricorderai, Valentina, è stato, diciamo, proprio il propugnatore per primo dell'importanza di una consapevolezza che accompagnasse l'azione degli imprenditori nello sviluppo della nuova coltivazione del riso in Sicilia. Bene. È con noi oggi Salvatore. Sì, sì, Salvatore è qua, non poteva mancare. Diciamo, tu mi hai voluto gratificare, mi hai riportato ai miei studi di storia, che in verità si sono incentrati sulla storia della sanità e quindi collateralmente anche con la storia dell'alimentazione, ma oggi preferirei così, mi vedo come un consumatore consapevole, e questo è anche il senso della mia appartenenza a Slow Food. Ma proviamo rapidamente, nei tempi che abbiamo a disposizione, per non far scuocere l'arancino,
a ripercorrere questa un po' alcuni aspetti interessanti e o simpatici degli ingredienti che costituiscono la base di questa preparazione. Provo a condividere una scusa Valentina, mi dovresti abilitare per la condivisione dello schermo. Allora, sì. Aspetta che sì, no. Ti trovo, perdonami. No, figurati. Sì, l'avevamo sì, provato, funziona. Vediamo, no, ancora ok. No. Adesso dovresti riuscire perfetto, a condividere lo schermo. Sì. Allora, dovrebbe vedersi. Vado a fare la presentazione. Scusate un attimo. Presentazione che spiega questo qua. Così anche. Allora, dovremmo esserci, spero che vediate tutti la presentazione. Valentina, mi dai conferma se si vede sì, la presentazione? Sì, sì. Bene, si vede, allora si vede. Vado rapidamente avanti. Ecco, qua vedete presentati i nostri ingredienti di oggi, il riso, in alcune versioni lo zafferano, e naturalmente, come si richiamava, questo porta all'associazione istintiva di idee, ci porta al riso giallo, il riso allo zafferano della nobile tradizione lombarda. Ma la storia comincia prima, molto prima, diciamo a partire dal IX secolo d.C. con l'espansione degli arabi, un po' da oriente a occidente, con un grande centro nella Sicilia, proprio al centro del Mediterraneo. E gli arabi portarono nell'isola vari prodotti, come un po' sappiamo tutti, dal pistacchio agli agrumi, dalle mandorle alla canna da zucchero, dal riso allo zafferano. Se non tutti questi prodotti attecchirono diffusamente o ebbero così diffusione come cultura, hanno lasciato sicuramente un segno nella gastronomia. Qua vedete, ho voluto richiamare alcune delle preparazioni più note che si fanno risalire all'origine araba. In primis, vediamo, quasi non ci sarebbe bisogno di nominarla, la riconosciamo tutti, la sontuosa cassata siciliana. Ma dobbiamo sapere che secondo la tradizione questa preparazione nacque dalle semplici mani di un pastore che decise di mescolare la ricotta di pecora con lo zucchero o il miele e chiamò questo dolce quasat, in arabo, cioè bacinella, proprio dal nome della ciotola in cui aveva fatto il suo semplice impasto. Questa preparazione fu ripresa dai cuochi alla corte dell'emiro di Palermo, che avvolsero l'impasto in una sfoglia di pasta frolla da cucinare in forno. Quindi forse molti avranno visto la cassata al forno, che ancora oggi si usa fare al Palermo, è la prima forma della cassata. E successivamente, diciamo, proprio per arrivare a quella forma che attira tanto la nostra vista, prima del nostro gusto, e dobbiamo ricordare che questa evoluzione proseguì in epoca normanna con l'invenzione presso il convento della Martorana, sempre a Palermo, della pasta reale, chiamata anche proprio dal nome del convento pasta martorana, che è una preparazione delle sculture di zucchero, potremmo così dire per capirci, però fatte a base di farina di mandorle. E questo ho voluto dedicare un attimo di tempo alla cassata, perché lo consideriamo proprio un esempio di quello che avviene spesso, molto spesso, nella gastronomia, nella cucina. La contaminazione di varie esperienze, la contaminazione del livello popolare e del livello alto nella cucina. Normalmente non ci sono rigide barriere nella cucina, tutte vengono superate. Inoltre gli arabi portarono con sé la ricetta dello sherbat,
una bevanda ghiacciata aromatizzata con succhi di frutta o acqua di rose, da cui sono derivati il sorbetto e la granita siciliana nelle loro varie declinazioni. Ancora troviamo qua un altro piatto famosissimo di origine araba, il couscous, che potremmo definire il primo finger food della storia. Infatti nel mondo arabo veniva e viene ancora oggi consumato insieme agli altri commensali attingendo da un piatto comune e facendo delle palline con le dita, un mucchietto di riso e zafferano, condito allo zafferano con carne di agnello e altri condimenti, un mucchietto messo nella mano sinistra e poi portato alla bocca rigorosamente con la mano destra, come prescrive il libro sacro dell'Islam. Infine, un piccolo cenno a un altro piatto tipico della nostra tradizione gastronomica, la pasta con le sarde, che secondo sempre un'antica tradizione mista un po', come spesso avviene, a leggenda, e viene fatta risalire sempre al periodo della dominazione araba. Si narra infatti che ad inventarla fu un cuoco arabo al servizio di Eufemio da Messina, un generale bizantino che era passato dalla parte degli arabi. Dovendo sfamare gli uomini della nave con il poco che aveva a disposizione, si trovò ad usare gli ingredienti, alcuni ingredienti tipici dell'isola. Però le sarde non erano proprio freschissime in quel momento e quindi utilizzò, per coprire il sapore forte del pesce, lo zafferano, che era stato introdotto proprio dagli stessi arabi. Bene, direte, vi starete chiedendo tutti, e l'arancino? Ecco, e l'arancino, come arriva. È stato ben indicato nella nostra locandina, cioè per una questione che toccheremo dopo. Vedete, qua ci sono le due forme tipiche. Ora non so, non ci ha svelato Tommaso quale sceglierà, o forse le sceglierà entrambe. Perché questo sapete tutti, penso avete sentito dire, della famosa diatriba che c'è fra l'arancino al maschile e l'arancina al femminile. Questa è la nostra proposta di sintesi, forse volete un po' salomonica, l'arancino alla siciliana, qualcuno direbbe più preciso, è pur sempre maschile, ma non è questo il punto. Allora, vedete qua, simpaticamente ho raccolto dal web alcune così qualcosa, alcune grafiche sulla questione. In particolare qua ce n'è una proprio scritta su un cartone, vedete, in alto, che è esposta a Palermo. Naturalmente qua c'è un'altra in un muro di una rosticceria, in quel di Nicolosi, alle pendici dell'Etna. L'arancino è mascolo. E vedete perché anche questo, la differenza di genere, viene anche richiamata, alcuni dicono dal nome, arancina deriverebbe secondo alcuni dall'arancia, arancia in arabo, quindi la forma rotonteggiante, e altri l'arancino richiamerebbe secondo altri la forma dell'Etna, quindi a punta, e addirittura quando si apre ben caldo esce il vapore come i fumi dell'Etna. Bene, e quello che è sicuro è che queste, le origini dell'arancino, sono molto discusse. Essendo un prodotto popolare, risulta difficile trovare qualche riferimento sulle fonti storiche che possono chiarire con esattezza quali origini e quali processi hanno portato al prodotto odierno, con tutte le sue varianti, come già accennava anche Tommaso. E poiché nelle ricette tradizionali presente come costante l'uso dello zafferano, diversi autori ne hanno supposto un'origine alto medievale, in particolare legato al periodo della dominazione musulmana, epoca in cui sarebbe stato introdotto nell'isola l'usanza di consumare riso e zafferano condito con erbe e carne, come dicevamo. E, bene,
Un passaggio successivo, diciamo, come noi vediamo l'arancino oggi, la panatura, viene fatta invece, secondo sempre la tradizione, viene fatta risalire alla corte di Federico II, quella corte che fu un grande mediatore culturale tra la tradizione araba precedente e il resto della cultura europea successiva. Quindi quando si cercò un modo per recare con sé la pietanza nei viaggi, e per esempio per le battute di caccia. La panatura croccante assicurava infatti un'ottima osservazione del riso e del condimento, era una sorta di protezione. E però, ancora se vogliamo essere più precisi, non ci sono tracce di questa preparazione nella letteratura, nelle cronache, nei diari, nei testi etnografici, nei ricettari, almeno fino alla seconda metà dell'Ottocento. Quindi l'arancino compare in età assai più recente di quanto si potrebbe pensare. Precedentemente, è vero, allora dovremmo parlare delle tradizioni del timballo del riso, del sartù, più in area napoletana, ma anche in Sicilia, era presente nel Settecento, nelle tavole dei Monsù, sapete, quando le famiglie nobiliari avevano portato dalla Francia il fiorfiore dei cuochi, e quindi poi con il loro nome sicilianizzato in Monsù. Ma sarebbe tutta un'altra storia. Andiamo qua, avevo mostrato in questa slide una delle prime attestazioni, se non la prima in senso assoluto, del termine arancino, riportata nel dizionario siciliano-italiano del palermitano Giuseppe Biundi, una prima edizione del 1851, poi una successiva del 1857 e poi varie altre ristampe. Qua si registra la forma arancino e guardate che viene descritta, non so se si riesce a vedere, avevo riportato anche qua l'estratto, come una vivanda dolce di riso fatta alla forma della mela arancia. Quindi, bene, dolce, non salata. Quindi questa è la prima folla attestazione, almeno qua evidente, è quello che questa preparazione era una preparazione dolce fino a quel periodo. Un po' si ricollegava, potremmo dire, accenniamo sinteticamente, a tutta quella lunga tradizione della lavorazione del riso in epoca medievale e poi anche rinascimentale, che possiamo sintetizzare nella figura del bianco mangiare o del blanc manger, per dirlo alla francese, presente in tanti trattati di cucina, come una preparazione a base di riso con il latte, ma sempre una preparazione dolce e, diciamo, secondo la logica del tempo, che puntava molto anche sulla componente visiva, sul colore, tutta una vivanda bianca, quindi delicata. Bene, andiamo ancora invece dopo la metà del secolo, vedete, nel nuovo vocabolario siciliano-italiano del Traina, del 1868 per la precisione, dalla voce arancino si rinvia alla voce più generale che si stava affermando in tutto il lessico italiano, di crucchè, cioè crocchette, poi ci sarebbe, poi con anche la contaminazione però dell'altra forma di supplì. E qua nel polario del Traina viene descritta questa preparazione come una specie di polpettine gentili fatte o di riso o di patate o di altro. Quindi questo proprio ci permette di confrontarla con la ricetta 199, crocchette di riso composte, della scienza in cucina dell'Artusi, che indica una preparazione certamente salata. Nei testi prima citati, se ci avete fatto caso, non sono tuttavia mai menzionati né la carne né il pomodoro.
E in effetti è difficile dire quando questi due ingredienti siano entrati nella ricetta. Probabilmente la carne d'agnello, di montone, c'era alle origini della tradizione del consumo arabo del riso. Ma del pomodoro è certo, era arrivato dalle Americhe dopo la loro scoperta, però cominciò ad essere coltivato nel sud della nostra penisola solo nell'Ottocento. In conclusione, possiamo dire che alla luce di questi fatti il legame tra l'arancino siciliano e la tradizione araba non sembra più così certo, anche se ci piacerebbe che lo fosse. Mentre si potrebbe pensare che si tratti di un piatto nato nella seconda metà del XIX secolo, prima come dolce di riso, ma che si sia trasformato quasi subito in una specialità salata. Questo non deve scandalizzarci se ricordiamo che anche nell'Artusi c'è una prima preparazione di pizza, che è una pizza dolce. Successivamente, anche grazie al pomodoro, si affermerà come prodotto, come preparazione salata. Bene, e allora la questione del sesso dell'arancino. Ah, dovremmo ritornare alla slide precedente, ma non ce n'è bisogno. Come lo risolviamo? È una questione, come dire, che richiama, sollecita corde scoperte tra Catania e Palermo. Sicuramente un dato obiettivo è quello che la forma femminile arancina ha una presenza minore nella lessicografia italiana. Compare nel vocabolario Zingarelli del 1917, poi nel vocabolario del Panzini del 1927, il quale però nella successiva versione, edizione del 1942, cambia idea e riporta la forma maschile arancino, come tutti gli altri grandi vocabolari italiani. La forma prevalente è quella al maschile. Ma per noi non ne facciamo una questione di principio, l'importante è quello, è il contenuto di questa preparazione, come ora ci farà vedere Tommaso. Ma torniamo per un attimo, per concludere, agli ingredienti di base, con una ulteriore domanda. Il riso fu coltivato in Sicilia dagli arabi? Vedete, qua ho riportato la copertina di uno dei più importanti trattati di agronomia in lingua araba del XII secolo, di Ibn al-Awwam. Descrisse nel suo libro dell'agricoltura le complesse fasi relative alla coltivazione del riso in Sicilia, al capitolo 20. Vi confesso che io non ho potuto controllare, avrei avuto voglia di controllare proprio nel testo, di cui non esiste fra l'altro una traduzione italiana, c'è solo un'edizione francese, ma mi riprometto di farlo successivamente. Perché su questa questione c'è stata tutta una lunga diatriba, discussione anche fra due studiosi siciliani, uno che sostiene una tesi contraria a quella dell'altro. Uno sostiene che, sulla scorta anche di questo trattato sull'agricoltura, il riso era effettivamente coltivato già al tempo degli arabi. Un altro che sostiene invece che no, basandosi su un'altra famosa opera dell'araba di Idrisi, il grande geografo al-Idrisi, che nel 1154 pubblicò quello che in italiano, anzi il titolo così più comune, vedete qua, è il libro di Ruggero. Il suo titolo originario era La delizia di chi desidera attraversare la terra. Qua parla, è importante, spesso viene citato questo libro, perché una delle prime, forse proprio la prima attestazione della presenza della pasta, Itria, prende il suo nome dalla località principale, più importante di produzione, Trabia, nei pressi di Palermo, ma non ci dice nulla del riso.
Questo è stato proprio dallo studioso Alberto Dente di Piraino e è stato preso come motivazione per dire che il riso non aveva attecchito in Sicilia, mentre l'altro studioso Tommaso D'Alba sostiene che è avvenuto per il riso ciò che avvenne per la canna da zucchero, a motivo, soprattutto parlando della sua successiva un po' scomparsa dalla coltivazione, che per la canna da zucchero diminuì a causa delle forti importazioni di zucchero da quelle regioni. Allo stesso modo il riso dovette probabilmente subire la concorrenza del riso che si produceva in Spagna, soprattutto quando la Sicilia e tutto il sud divennero dominio degli aragonesi. Ma Antonino, avevamo già Antonino i competitor allora per quanto riguarda il riso italiano. Certo, assolutamente. Però volevo sottolineare invece questa linea di, se non di collaborazione, ma di relazioni tra il sud e il nord, tra il regno aragonese di Napoli e il ducato di Milano, perché fu proprio, dice, è molto probabile, non abbiamo attestazioni precise, ma sicuramente conosciamo le relazioni e anche le alleanze matrimoniali tra aragonesi e Sforza, che il riso arrivò in Lombardia, dove grazie alla lungimiranza di Galeazzo Maria Sforza per primo, poi di Ludovico il Moro, che viene considerato da tanta tradizione proprio l'iniziatore delle risaie in Lombardia, con la richiesta a Leonardo di studiare sistemi di canalizzazione, di regolamentazione delle acque e così via. E però il riso, sappiamo, dalla metà del 400 arriva in Lombardia. Abbiamo un documento certo pubblicato nel 1906. Antonino, ti devo un attimo fermare perché siamo arrivati in Lombardia, siamo tornati a Milano e Tommaso dovrebbe impiantare gli arancini. Ok, vabbè, avevo scusatemi se... No, scusami tu. È giusto così, avevamo qua era una slide, poi se abbiamo un minuto ci ritorneremo, che avevamo Tommaso aveva ricordato sempre questo corrispondenza nord-sud proprio nel riso, lui sta utilizzando due risi, uno di Cremona e uno siciliano, qua vedete, riconoscete penso tutti la sagoma dell'Etna e qua la piana di Catania, una parte delle risaie che oggi hanno raggiunto circa 200 ettari di estensione di Nello Conti. Bene. Nello Conti che è con noi, anche lui. Con noi, sicuramente. Allora, tolgo la condivisione. Allora, grazie, siamo grazie. E vediamo Tommaso che è già là pronto. E torniamo Tommaso. In cucina, esatto, perché Tommaso è lì pronto per preparare, per finire insomma questa ricetta, doppia ricetta, due arancini, due risi, uno lombardo, uno siciliano, entrambi biologici, e zafferano biodinamico cremonese. Vai Tommaso, chef siciliano. Aspetta che devi riattivare l'audio Tommaso, vedo se riesco a farlo io perché non ti sentiamo. Grazie. Allora, Anna. Abbiamo cotto il riso, come potete vedere, la bellezza di questo riso, sia quello siciliano che quello rosso, i dischi come rimangono, che non si attaccano, e mettiamo lo zafferano dentro. Andiamo a colorare, guardate che bel colore che prende il riso. E il profumo intenso che dà il vero zafferano. Questo è ancora lievito, noi abbiamo
già tutti i risi già cotti e condito con lo zafferano. Questo è quello siciliano di Nino Conti, Agrippino Conti, che io ringrazio per avermi dato la possibilità di avere il riso siciliano. Forse non tutti lo sanno, il riso in Sicilia viene rifatto a Leonforte dall'azienda Manna, da Angelo Manna, da sua padre, tutta la famiglia, e poi continuato da Nino Conti della Mediterranea, che culturalmente ci dà, almeno a me, mi garantisce la quantità che mi serve per tutto l'anno. Vi devo dire che è veramente un gran prodotto, anche perché io posso chiamare il mio arancino 100% siciliano. Allora, l'arancino che faremo con il riso siciliano è quello classico che si fa nella zona del messinese. Abbiamo fatto un ragù di carne tritata, perciò aggiungendo la carne e il pomodoro siccagno, cioè un pomodoro che viene coltivato senza acqua, cioè molto buono, molto, diciamo, gustoso, tanto mettendo dei piselli e alla fine della mortadella. Questa è la ricetta dell'arancino messinese che faremo. Andiamo a condire con del caciocavallo. Si può mettere o della duma fresca, del caciocavallo, o può mettere anche del parmigiano. Noi andiamo a utilizzare questo formaggio, che è un semistagionato, e lo andiamo a mettere, aggiungiamo un po' di... Qua c'è Anton, il mio collaboratore, che preparerà la miscela del riso. Andiamo a bagnarci un pochino le mani per non far attaccare il riso. Questo è quello siciliano. Prendiamo una palla, schiacciamo la palla. Come vedete, anche schiacciando il riso i chicchi si vedono sempre. Schiacciamo questa palla qua, andremo a prendere un po' del miscuglio che abbiamo fatto, lo mettiamo all'interno, prendiamo un'altra palla di riso. Niente piselli, Tommaso? In chat mi chiedono se ci sono anche i piselli. Sì, qua ci sono i piselli. Ok, allora, grazie. Freschi, preferiamo i piselli freschi, se no andiamo a prendere dei pisellini. Ok. Scusa, non li avevo visti. Ecco qua, questo si va a stringere, questo, ecco, abbiamo già fatto l'arancino. Come potete vedere, molto semplice, è una cosa che si può fare, vendono anche degli attrezzi per farlo a casa, però anche manualmente l'arancino viene perfetto, basta avere un po' di manualità e viene a posto. Adesso, fatto questa prima fase, e conviene lasciarlo un po' in frigo, una mezz'oretta in frigo, in modo che il riso si rassoda con diciamo l'interno, con tutto quello che c'è all'interno. Dopo di questo qua, noi abbiamo preparato una pastella di acqua e farina Maiorca. Maiorca che è la farina di grano tenero principe diciamo in Sicilia. Ecco qua, passiamo ad Alton che bagnerà l'arancino nella pastella. Potete vedere, e poi lo andiamo a passare del pangrattato di granatichi siciliani. Ecco qua, vediamo un po', non so proprio. Ecco, e l'arancino è pronto per essere fritto. Fritto in olio di? E allora, naturalmente, io frigo in olio di arachidi, perché il punto di fusione dell'olio extravergine purtroppo non ci permette di fare grosse quantità di frittura. Naturalmente sconsiglio al 100% di utilizzare l'olio di palma, anzi chiedete quando andate a comprare qualcosa di fritto in che olio viene fritto. Gli oli migliori per friggere sono arachidi oppure tiratore. Hanno un buon punto di fusione, non sono dannosi e ti mantengono una bella struttura. Okay. Poi l'arancino che andiamo a fare, abbiamo... Sempre preso... a punta, Tommaso, o lo fai a forma? Volta a forma. Ok. Anche perché quando andiamo a vendere i prodotti, ogni prodotto ha una forma diversa, almeno diciamo nei miei locali. E l'arancino a punta è sempre quella ragù, l'arancino tondo è quello bianco che noi chiamiamo al burro, e all'interno c'è della besciamella
e del burro della mozzarella, oppure questo qua, la norma, che come potete vedere abbiamo fritto delle melanzane qualità seta, li mettiamo insieme al caciocavallo, cioè scusa, ho sbagliato, le melanzane seta le mettiamo insieme a della ricotta di pecora infornata, ecco qua. Questo potete fare anche alla pasta alla norma, perché è quasi la stessa cosa. Ci aggiungiamo un po' di pomodoro siccagno. Andiamo a miscelare il tutto, dal basso verso l'alto. Al basso verso l'alto, verso l'alto. Ecco qua il miscuglio è pronto. Ci bagniamo le manine. Prendiamo il riso, questa volta quello di Cristiana. Facciamo sempre una base, così. Prendiamo una parte del composto. Le percentuali per fare l'arancino, di solito noi facciamo un 2 etti, e facciamo un 120 grammi di riso e 80 grammi di farcitura. Questo è quello che faccio io. Poi magari ognuno, anche nella dose dell'arancino, poi il prezzo viene dedotto dalle quantità di prodotto che metti dentro. Perché se aumenti il riso e diminuisci quello che metti dentro, l'arancino potrebbe costare di meno. E allora, questo, come potete vedere, ha una forma che sembra più quasi un limone schiacciato. Questo è il mio arancino alla norma. Stesso procedimento, andremo a metterlo nel frigo una mezz'oretta e poi lo passiamo ad Arton e lui bagna direttamente nella pastella fatta con acqua e maionca. E poi lo giriamo nel pangrattato di grani antichi. Ecco qua, come potete vedere, l'arancino è pronto. È perfetto, direi perfetto, Tommaso. Ora friggiamo, ora vi passo la pasta a voi, 5 minuti io friggo e poi vi facciamo vedere l'arancino fritto. Va bene? Va bene, allora tu vai in cucina. Nel frattempo, se Arianna è ancora lì, di fianco a te. Sono qua. Eccomi qua. Allora, raccontaci qualche cosa di questa tua avventura dello zafferano in Lombardia, perché effettivamente già sentire parlare di zafferano in Italia è una cosa abbastanza negli ultimi tempi, ecco, sono negli ultimi anni che si è stata reintrodotta questa coltivazione. Tra l'altro poi tu diciamo hai una formazione economica universitaria e poi hai avuto questo amore per la terra, quindi non soltanto per quanto riguarda insomma la tua terra di origine, ma anche proprio per la campagna, no? Perché tu coltivi direttamente il zafferano, come Cristiana e Nello sono qui con noi e sono coltivatori di riso, tu sei coltivatrice di zafferano biodinamico. Assolutamente sì. Io vengo, la mia comunque è una famiglia di agricoltori, diciamo che mio nonno e i suoi avi si sono sempre tramandati questo lavoro. Il gap c'è stato con mia mamma perché comunque non aveva seguito i tempi la strada, e io da piccola passavo tantissimo tempo nella campagna appunto della Bassa Cremonese, tra Parma e Cremona, con mio nonno, quindi sono sempre stata abituata ad andare sui trattori, a girare per i campi, e mi piaceva molto andare a aiutarlo. In realtà poi io ho seguito ovviamente gli studi del momento, cioè, ho deciso di fare economia e aziendale indirizzo marketing, poi ho lavorato per circa 12 anni a Milano in ambito bancario finanziario, e circa la soglia dei miei 40 anni e mi è ritornata la passione, la voglia di ritornare alle origini,
mi mancava la mia terra, la mia campagna, e ho pensato, data la mia passione per questa cultura, e soprattutto anche questo splendido fiore, perché il zafferano è un fiore bellissimo, chiamato anche l'effimero degli dei, perché nasce e muore nello stesso giorno. Ho iniziato appunto a seguire vari corsi di specializzazione, andando con l'Associazione Italiana dello Zafferano, da alcuni zafferanisti, per poter avviare questa produzione che nasce appunto nella pianura padana, e che per molti magari può sembrare strano, lo zafferano in pianura padana, però cresce anche in pianura padana. E soprattutto in realtà era una cultura che era molto presente in passato, già nel Cinquecento, come anche Antonino diceva prima, per gli Sforza erano soliti recarsi a Maggiore, che è una piccola cittadina appunto nel Cremonese, per acquistare lo zafferano da regalare ai diplomatici o aristocratici loro amici che venivano in visita da loro. Quindi ha effettivamente anche nella mia terra lo zafferano un'origine antica e storica. Quindi ho deciso appunto di intraprendere questa cultura, ho sempre voluto però, come dicevo prima, concentrarmi sulla un tipo di agricoltura organica, biodinamica, per cui è tutto naturale, e ovviamente poi la mia terra si sposa molto bene con il classico risotto alla milanese, ecco, perché Cremona, come Milano, come Bergamo e Brescia, ha sempre questa tradizione per il risotto alla milanese, e come vi avevamo forse già raccontato in precedenza, trova la sua origine nel 1574, quando Mastro Valerio delle Fiandre, mentre lavorava alle facciate del Duomo, e aveva come suo discepolo questo ragazzo che lui stesso chiamava zafferano, perché era solito utilizzare, mettere lo zafferano in ogni colore proprio per la sua tintura gialla. Un giorno Mastro Valerio delle Fiandre gli disse: me lo metterai anche nel cibo, e zafferano prese la palla, colse la palla al volo, e durante il matrimonio della figlia di Mastro Valerio delle Fiandre fece aggiungere dello zafferano al risotto. E il risultato fu spettacolare, perché oltre a essere un prodotto con un gusto nuovo e molto buono, aveva anche questo colore giallo che era proprio sinonimo di allegria, e quindi ben si sposava con un evento come appunto un matrimonio. Nella terra appunto noi siamo anche noi, prima zafferano è presidio Slow Food della Condotta di Cremona, quindi siamo i produttori, diciamo, ufficiali dello Slow Food per quanto riguarda lo zafferano, e quindi siamo molto fieri anche noi di far parte del circuito dello Slow Food. Ascolta Arianna, siccome è sempre un po' difficile trovare i prodotti a chilometro zero per chi non è a chilometro zero, ma magari si trova in altre parti d'Italia, tu so che vendi anche online, vuoi magari dare qualche indicazione? Certo, assolutamente. Allora, noi abbiamo un e-commerce che è www.primazafferano.it.com. C'è appunto un e-shop, e per l'occasione, per chi ha partecipato oggi a questo nostro corso ed è stato con noi questo pomeriggio, ci sarà un promo code valido fino al 17 maggio, con uno sconto del 20% per chi decide appunto di acquistare i nostri prodotti. Oltre a lo zafferano in pistilli, tra l'altro noi facciamo anche il miele allo zafferano. Ok, allora ascolta, visto che stiamo aspettando che Tommaso frigga, io scriverei questo promo code nella chat, così chi fosse interessato a provare il tuo zafferano biodinamico cremonese può approfittare insomma di questa occasione. Quindi io scrivo in chat
Il promo code che è zafferano meno 20% e il sito è il tuo shop, se lo vuoi ripetere, Arianna, così almeno chi non ha sentito. www.primazafferano.it o .com, entrambi. Ok, e lì trovano direttamente gli shop dove possono acquistare lo zafferano. Volendo anche altre ricette che abbiamo per utilizzare, insomma, questa spezia che non è, diciamo, più ormai utilizzata solo per anche il classico risotto milanese, ma anche tanti altri utilizzi anche in ambito dolciario. E A sai chi va breve, tra l'altro, dal... Scusami, no, dimmi. no, ti ho interrotto, scusami. A Poi che a breve? breve, a settembre, sarò lieta di lanciare un nuovo prodotto che saranno i cioccolatini a base di zafferano, sia fondenti che al latte. Tu hai Una già il ricetta. miele, se non sbaglio. Sì, certo, qui abbiamo il miele aromatizzato allo zafferano. Quindi già, è già lanciato sul dolce. Cioccolatini. Io ne approfitterei, mentre aspettiamo di vedere il risultato finale di Tommaso, di chiedere ad Antonino un'informazione. È vero che l'arancino a punta si mangia al contrario? Cioè, con la punta, per me è al contrario. Noi in genere pensiamo che l'arancino abbia la punta sopra e la base sotto. Eccolo lì. È vero che si mangia Già, invece... meraviglia. Vediamo Tommaso come Vediamo fa. Tommaso, come lo tieni Tommaso l'arancino? Ah, No, ecco. no, Si io come per un adesso. po', anche perché vuoi la punta, dai un morso solo. E invece così è più comodo. Anche così non dispiace. L'importante è che è fatto con un riso e con un grande zafferano. Poi se scappa Essendo... arancino, non ci interessa. L'importante è le materie prime che dobbiamo utilizzare per fare questo grande prodotto siciliano. Deve essere un grande riso, o siciliano, o un riso del nord, grande riso che ce ne abbiamo tanti. Quello di Cristiana è uno di questi. E un grande zafferano. Abbiamo un grande zafferano sia in Sicilia che il grande zafferano di Arianna, che ce l'abbiamo qua. Adesso facciamo un Ottimo. taglio per vedere a cosa mettere sopra. Che una cosa che non si può fare con tutti gli arancini, perché quando la qualità del riso e della panatura dicono tutto, potete vedere l'arancino scrocchio nel taglio. Qua. Guardate quello che c'è qua. Tutti i chicchi e il condimento all'interno. Rimane compatto, non si sbriciola. Non si sbriciola. Li potremmo contare quasi. Bravissimo. Bravissimo. Questo invece. Bravissimo Tommaso, bravissimi anche i produttori, Cristiana Sartori e Nello Conti, dell'azienda agricola Conti, che sono qua con noi oggi e ci seguono e ci hanno seguito insomma in questo webinar. Ottimo, ottimo. E ascolta Tommaso, mi chiedono se possiamo mandare poi la ricetta scritta con gli ingredienti, le dosi e tutto quanto. Io direi che nei prossimi giorni, se tu hai tempo, visto che... Instagram, I am Tommaso Cannata, basta seguirmi e io domani, d'accordo con Valentina e tutti voi, manderemo la ricetta. Gli manderemo la ricetta. E se non avete voglia di farlo, Tommaso, tu dove ti trovano in Italia? Allora, io sono a Messina, mi trovate sopra di Altevenore, in via 27 luglio e poi a Milano, al momento il corso Indipendenza, angolo Cinema Notte. E a breve apriremo altri punti, vi faremo sapere dopo. Bene, io ti ringrazio tantissimo per il tuo lavoro. Ringrazio anche Arianna, anche se non la vedo, si è nascosta. Eccola qui, grazie Arianna e grazie Antonino per il tuo intervento molto interessante. Valentina, E grazie a sì. voi. Certo. Bello di tutto questo è la condivisione, perché noi dobbiamo essere bravi a condividere, perché oggi siamo qua da una room, diciamo, di Clubhouse. Siamo grandi, a volte non ci conosciamo, basta niente per attivare e fare un grande. E noi siamo ancora agli inizi, siamo qua per farvi avere grandi prodotti a tutti voi, vi aspettiamo nei nostri locali oppure nei nostri siti per acquistare i nostri prodotti. E Grazie che a tutti e soprattutto sia... Nello Conti per il grande lavoro che fa per me sul riso siciliano.
a Cristiana, a Valentina, a Massimo, ad Arianna, la famiglia si allarga e noi siamo ben contenti di fare parte di questa famiglia. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie ancora e che sia un nuovo inizio alla grande con prodotti italiani di eccellenza. Grazie Tommaso, grazie Antonino e grazie Arianna. Grazie anche a tutti voi che avete partecipato e se avete altre informazioni scrivetemi e a breve vi farò avere via mail le ricette e se avete informazioni insomma sul riso siciliano e zafferano chiedete. Grazie ancora. Complimenti a tutti.